quando vi dicono andiamo da Esine a farci un giretto su alla San Glisente, sappiate che la pendenza è tosta, anche se asfaltata è tosta. Saluti dal Paolo e dal Giamba. Sopra Rifugio Budeg, sopra Esine, vista Presolana, vista Pizzocamino e Concarina. Ragazzi, su sentieri bresciani eccetera, le tempistiche aggiorniamole. Bivacco San Glisente, appena appena sotto 2 ore 40, dopo neanche 20 minuti arriva a 1 ora e 30, e dopo 30 metri cala a 50 minuti. No, va bene che ci sono e tutto, grazie, però aggiorniamole, mi sembrano tempi veramente errati. Questo è tutto dalla Pozza dell'Asino. A che vista! Bacchetta, Cimon della Bagozza, Monte Sossino, Pizzocamino, Cima Moren, la Presolana, la Dietro il Gleno, la Rera, l'Alben, Media Valcamonica, il Bronzone, Monte Guglielmo. Eremo di San Glisente, visuale spettacolare su tutta la Val Camonica. Ai miei piedi Esine, l'Arco Boaglio, così abbiamo Giavorno, sopra il Pizzocamino, la Presolana, là dietro abbiamo il Diavolo e il Diavolino, comunque le Orobie, la Rera, l'Alben. Qua scendiamo sulle Prealpi bergamasche con il Bronzone che chiude tutta la catena, il nostro Monte Guglielmo. Noi siamo saliti da là sotto più o meno, ci siamo fermati al Budeg, abbiamo risalito tutto e siamo arrivati fino all'eremo di San Glisente, che è questo, quasi 2000 metri, 1950. Questo qua è l'eremo di San Glisente, 1946 metri. Qua andiamo verso il Croce Domini, il gruppo Maniva 720.
quindi di qua andiamo verso il Muffetto, e quindi là dietro c'è Monte Campione che non si vede, il Dosso dei Galli là in alto, poi abbiamo la Crapa di Vaia, poi c'è la strada dei Croce Domini, e così abbiamo il Bruffione, il Blumone, Monte Stabio e Frerone. Là ero su 10 giorni fa sul Cima Somale, l'Alta Guardia, il Frisozzo, e si chiude lì così con il Barbignaga, Colombe dovrebbe essere, la così la Viola e il gruppo della D'Amello. La Val Camonica, la burrasca che va a coprire dietro la zona della concarena della Bacchetta, di là non si vede un tubo perché è tutto coperto fin verso nevica, fin verso Pizzo Olda, verso la Violo. Quello davanti si vede, quello in fondo con un po' di neve è il Barbignaga, la costiera che porta verso il Monte Frisozzo. Quindi spostandosi davanti vediamo il Lumone, il Cima di Laione, la zona del Stabio, la strada del Croce Domini che arriva fino sulla, c'è il Monte Bruffione dietro, la strada dei Tre Valli, una zona che è appunto della Ruzza, c'è la vecchia base militare del Tastana, lì dietro c'è il Monte Baldo, la costiera che porta al Monte Fra e al Monte Cascoso, dietro c'è il Marino Bassi e il passo delle Sette Crocette che porta verso Maniva. Questa è la costiera che porta verso il Monte Campione, fino ai Corni del Diavolo, al Monte Muffetto, al Guglielmo, la Stanga di Bassinale, dietro c'è il Lago di Garda, c'è prima la Valtrompia, in fondo ci sono gli Appennini, e andiamo verso il Lago di Seo, in fondo quello che punta è il Monte Bronzone, spostandosi c'è la zona del Lago d'Endine, qui a destra si va verso il Pizzo Formico e la Val Cavallina, quella costiera qua davanti si chiama Monte Capuzzo, salendo sopra la Piattoglia. Quello in fondo è l'Alben, cioè a sinistra c'è Pizzo Formico, quella davanti c'è il Monte Alto a sinistra e il Monte Pora a destra. Sullo sfondo si intravede il sotto Casa Mia, verso Casa Mia, Monte Secco, dietro quello più alto è l'Arera, qui andiamo verso la Regina, la Presolana, dietro c'è la Val Seriana con questa Proscano, davanti c'è il Monte Forno e qua dietro si vede un po' di tutto di cos'è. Cammino andato Forno e tornando di qua alla cima della Colma, quindi San Crescente, c'è la cima della Bacchetta e la Pagozza. E questo è quanto? Ciao! E Giamba! Eremo di San Crescente, quasi 2000 metri. Adesso entriamo nella cripta dell'eremo di San Crescente. Eccoci qua. Grazie signore, grazie anche per questa escursione.